ufficiale. Bentornati signore e signori, bentornati in live, come va? Spero tutto bene, se vedete l'inquadratura diversa non è perché l'abbiamo cambiata, ma perché oggi ho registrato e quindi avendo registrato, aspettate un secondo, ok, adesso ci siamo. Non avevo voglia di risistemare la fotocamera, che a questo proposito abbasso leggermente, ok, cazzo è quella scatola dietro, ah, una scatola del Federico. Sono Chad, porco 2, benissimo, fanculo, ottimo. Adesso? Grazie Asterix, mua, bentornato, possibilmente con voce Chad. No, a posto, benissimo, grazie Asterix. Bene, 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 bene. Allora, abbassiamo la musica. L'avrete visto, signore e signori, dal titolo che Axo è una caccola. No, non ce l'ho, quella ce l'avevo nel video di oggi, però mi ci hai fatto credere. È il secondo compleanno, 25 aprile 2021, 25 aprile 2023. A questo proposito, ciao Gabri, benvenuto. Voglio fare a tutti i nostri ascoltatori italiani auguri di una buona festa della liberazione e anche permettermi un piccolo excursus, o meglio, qualcosa che dovrebbe essere dovuto in Italia, qualcosa che si dovrebbe ricordare di più a mio parere. Io voglio sfruttare la pochissima voce che ho in capitolo per ricordare a tutti che il 25 aprile è una festa importante, che se oggi siamo nella nostra situazione in cui siamo in un paese democratico è perché il 25 aprile è una ricorrenza importante e penso che... pubblicità riff, messaggio serio. Vabbè. Dicevo, penso che il... venne liberata da Resta. No, è stata liberata nel senso che prima c'era Resta che la occupava dal regime di Resta. E penso che sia una festa divisiva, come si dice, solo se sei fascista. Per carità di Dio, se dovesse esserci qualcuno di dichiaratamente fascista nella mia chat, liberi di, in Italia, finché non si rifonda il Partito Nazionale Fascista, liberi di, giustamente per voi capisco che sia una festa divisiva.
Altrimenti, per gli altri ragazzi, per favore, destra, sinistra, qualunque sia il vostro orientamento politico, mi piacerebbe, perché purtroppo negli ultimi 25 anni, non secondo me, anzi 20, ormai 30 anni, eh sì, 94, 94, 2023 sono 30 anni ormai praticamente, il 25 aprile è stata trattata come una festa di comunisti, quando non dovrebbe essere così. È vero che una frangia della resistenza era di sinistra radicale, ma la resistenza ha fatto la democrazia italiana, ha fatto 40 anni di governo di Democrazia Cristiana. I famosi comunisti della resistenza in Italia non hanno mai governato. Così, tanto per fare un piccolo momento di informazione. Bene, detto questo. Buona festa della liberazione a tutti. Adesso noi passiamo alle cose formali, giochiamo all'azienda lotta. Bene, siete pronti? Azienda di compleanno è un must. No, non voglio insegnare anche perché c'è chi di dovere, ovvero la scuola italiana ha questo dovere, l'informazione pubblica italiana dovrebbe avere questo dovere, e quello che faccio io non è un'informazione, è solo una commemorazione sentita in quanto cittadino italiano, contento di essere cresciuto in un paese democratico. Ok, allora. Riassuntone canonico dell'azienda, ma che ieri abbiamo fatto una buona streak. Aspettate che sistemo la fotocamera meglio che posso. Ok, bello centrale. Che ieri abbiamo fatto una buona streak, abbiamo perso tipo a lotta 20.000 con una sfiga mai vista. Grazie Bob, aggiusta tutto. Benvenuto. Grazie di cuore. Uscirà il riassunto su archivio? Grazie, Lago Duria, bentornato. Grazie di cuore e grazie fanculo che vedo già. Quindi, se ve lo siete perso, sappiate che uscirà su archivio la mega streak di ieri, che è stata bellissima. Per chi c'era, vi garantisco, è stata bellissima. Abisso, brutti colpi, flinch, rapida artiglia, è successo di tutto. Di tutto, ragazzi. E allora oggi noi siamo a lotta zero, vedete che di nuovo non abbiamo il counter perché stamattina ho registrato un video, non ho avuto tempo, anche perché poi invece oggi pomeriggio dopo pranzo ho dovuto fare le foto da mandare a Fede per, vabbè, sapete voi cosa, e quindi ciccia. Adesso ci facciamo una bella partitina di oggi. Si sente bene tra l'altro perché purtroppo ho anche il microfono in posizione da registrazione, lo shotgun, ora vi scappello. Si sente? Spero di sì. Allora, Kingdra, Medicham, Manetric. Buon team per essere lotta 1. Kingdra, Medicham. Oh! Sì, vabbè, capo palestra fuoco. Kingdra, Medicham, Manetric. Kingdra, Medicham, Manetric. Bene, è ora, avete visto i Pokémon? È ora della bet. Quindi se c'è qualche moderatore in chat, è ora della super bets. Ok, eccola qua. Si completa la streak, sì o no? Allora, l'Infernape è da prendere a prescindere, anche se è Kingdra l'avversario, perché insomma gli si fa fake out. E con cosa lo purghiamo? Con cosa lo purghiamo? Purgarlo è una parola forte, però se gli facciamo fake out, una mossa e poi zuffa, teoricamente lo spurghiamo. Occhio al Medichammo. Perché Medichammo comunque mi colpisce duro. Beh, io potrei prendere lo stesso Ursadrink. E poi dietro per situazione di sicurezza contro Mainactrix prendo Torterba anche se mi sdrumo i Pokémon. Raf, anniversario! Mua, grazie di cuore, dodicesimo mese e un anno insieme. Io vado così, vi dico che vado così. Perché
Tra l'altro il video non ce la fa uscire domani, ragazzi, perché non riesco a montarlo. Perché oggi pomeriggio siamo live, poi vado a fare due tiri a basket per fare un po' di esercizio. Stasera sono con la Camilla, domani mattina inizio a montarlo, ma dubito di riuscire a farlo uscire domani alle 14, quindi dopodomani dovrebbe poter uscire il video. A logica. Sì, anche perché poi domani streamo la sera, mercoledì. Sarà una bella giornata tosta domani, però si va. La bet è finita? Credo di sì. Grazie Green Shy Dude, tipo timido, benvenuto. Mua. Primo mese, grazie di cuore. Occhio alle palle, effettivamente devo ricordarmi, devo passare da casa dei miei a prendere le mutande sportive, che fa ridere però è vero, e i pantaloncini e le scarpe da basket, mi sono dimenticato tutto dai miei. Teo, elegantone. Grazie Rimshots. Comunque ragazzi, specifico, è il compleanno del canale, non il mio. Il mio compleanno è il 1 ottobre. Allora. Ciao Infernape. Effettivamente avremmo potuto prevederlo, però va bene così. Adesso però, allora, se riusciamo a sopravvivere a questo turno con Torterra, perfetto, la possiamo vincere. Perché ora io chiavo un bel terremoto. Corsata Zen, siamo bulky, la reggiamo. Siamo 3 hit addirittura. Lui decide che non è il caso di morire. A posto. Ok. Sudata, eh? Sudata. Grazie, Pucio. Mua, decimo mese. Grandissimo. Sono 99 io, ragazzi. 99, quindi faccio 24 anni quest'anno. Porca puttana. Quagsire, Ninetales, Luxray. Quagsire, Ninetales, Luxray. Quagsire, Ninetales, Luxray. Io prendo Medicham forza pura al posto di Ursaring. Perché dai danni che faceva ti direi che è forza pura 100-100, infatti. Abbiamo un gran bell'attacco. Cozzata zero. Abbiamo doppio fake out, volendo. È che a sto punto io faccio fake out con... Sì, faccio così. Faccio zuffa su Ninetales. Fake out con Medicham su Quagsire. Dovremmo outspeedare Ninetales e dovremmo anche mandarlo KO. Non ha difesa fisica. Ecco, come da programma. Poi, Luxray. Come famo con Luxray? Famo che gli tiro una bella retromarcia. Con Torterra abbiamo mossa erba. Non mi ricordo. Sì, laccio erboso. Ok, non farà moltissimo a Quagsire. Quindi nel dubbio io gli tiro già una cazzata. Così, se gli vuole, Luxray è attaccato nella slot dove va Torterra. Qua Cozzata Zen fa malissimo. Ok, no, lui fa grido di lotta e idrondata, che va bene lo stesso. Io provo comunque l'acerboso più Cozzata Zen e così in caso, perfetto. Vinciamo con Infernape. Inci abbatte perfino. Guarda, faccio addirittura... fake out Cozzata, come non detto, e allora zuffa Cozzata. Ecco qua. Buono, giocata bene, vinta tranquillamente. Lotta 3. Apro a ciccio. Vieni, schiavo. Ciccio. Entra però, bastardo. Che cazzo, miagoli per... Togliti l'asciugamanino. No. Meganium, Espeon, Raichu. Porca bestia. Bello Espeon, sarebbe da ciulare. Anche perché mi sturpa. Che bello il ritorno dell'aziendona. Grazie, bella Marco. Grazie mille.
Allora, bello l'elettro che ci capita sempre dietro, ne godo pazzamente. Ci serve una soluzione contro Espions. Per espiare i suoi peccati, cosa potremmo usare? Lui mi puzza di sgranocchio. Fake out, sgranocchio. Bomba, 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 lo sapevo! Ah, grazie per il giorno di sole. Veramente, ne godo assai. E io qua mi prendo il lusso di fare un grido di lotta. E adesso, sotto Sun, vi direi che è finita. A posto. Che bello, che bella lotta che abbiamo fatto. Che bella lotta anche questa. Septile, mamma suino, ursaringo. Septile, mamma suino, ursaringo. Siamo intimidate qua, non ho visto. No, antagonismo, fancurlo. Septile, mamma suino. Septile, mamma suino. Io prendo Espion dietro, però. Ciao, Pippo. Che bello, Pippo. Che bello, Pippo. Vuoi farti vedere? Fatti vedere, Pippolo. Guarda che bel peluscino. Guardate che bel peluscino, Pippolo! Mua. Vai a fare nel culo. Allora. Come cazzo famo, però? Perché qui il fake out non so se lo spenderei. Perché l'Axray è un po' inutile qua. Vado dritto per dritto. È l'unica cosa che posso fare, andare dritto per dritto. E qua... No, non mi busto. Non mi busto perché è meglio fare un po' di chip damage. Questa sciotta. E infatti chip damage, una bella minchia, che sberla che gli abbiamo tirato. Meno male che era chip. Pensate se non era chip sto damage. Questa farà un male terribile, molto più male di quello che pensassi. Lui ha il focal e qui abbiamo un grosso problema. Pezzo di merda, l'abbiamo beccato prima, sono stato scemo io che mi sono dimenticato che c'ha focal nastro. Vabbè che tanto comunque non pensavo di schioppare da fendifoglia. Ma che abbia forbice X o meno, mi sa che siamo schioppati, ragazzi. Non reggiamo mai un fendifoglia. Ecco, c'ha crunch. Outspeed, crunch, perfetto. Anche perché forse va a bacca Salak. Vabbè, amen. Scommessa da pagare a chi aveva bettato sul no. Andata male. Non abbiamo neanche giocato male, succede. Ricominciamo. Cioè, secondo me almeno non abbiamo giocato male. Forse conveniva non mettere... Cioè, sostituire l'Axray. A posteriori però è facile parlare. Allora, si carica la streak numero 2. Vediamo già Saverio assieme a Shiftry. Victreebel, che abbiamo imparato a non essere male. Togekiss, dovrebbe essere... Se è tutta fretta è quello fisico, il primo set. Mismagius è buono. E Walrein può essere buono. Andiamo a vederli. Ciao Tostapanes. Ok, è il Walrein fisico, grasso spesso. Lui ci piace perché per essere uno dei primi set ha una gran coverage. Lui è leggiadro, male, perché vuol dire che non fa una sega, cioè non fa danni. Lui è il nostro Victreebel. E lui è Saverio. Non ho visto con chi parte l'avversario, però. Qualcuno ha letto? Avete letto? Porca, lo sapete che lui però con bruciapelo...
mi stuzzica forse più di Victory Bell in attesa di prendere qualcun altro davanti. Ciccio, non ti mangiare i cavi! Io trasto Shiftry. C'è la bet nella chat, come al solito. Io trasto Shiftry e ovviamente prendo Miss Magius dietro. Ma la Ciccio Cam adesso è lì alla porta. Speriamo che voglia uscire, così no. No, si è messo sul tappeto. Basta che non rompa i coglioni. Electrode va benissimo. Minchia se va bene. Vi direi che va benissimo. E la vincia palla ombra 80 più stab 120, gemma forza 70x2 140. Cascata. A posto. Golduck, Charizard, Steelix. E io qua vado a letto con Electrode. Oddio, però. Fanfaros, che set è il primo set? Allora, Pokémon Platinum Battle Frontier Pokémons. Vediamo com'è il primo set di Ampharos. Johto. Marip Ampharos, primo set. Thunderbolt, Thunder Wave, Light Screen, Power Gem. Ok, è più lento, ma io prendo Ampharos. Perché mena più duro di Electrode. Se non ricordo male, ha un attacco speciale molto alto questo set di Ampharos. Quindi lo prendo più che volentieri, anche perché è una bella difesa speciale, esatto, vedete, 3,27 di Spatk, 2,48 di Special Defense, abbiamo la bacca contro il tipo terra. Ok. Allora, qui andiamo T-Bolt su Golduck, cascata su Charizard, e se riusciamo a resistere con Ampharos in campo prendiamo doppia kill. Non la prendiamo perché ha fatto... La prendiamo, come non detto. Ottimo Steelix, proprio ciò che speravo di trovarmi davanti ad Ampharos. Oddio, la bacca Passflow, ma ti pare? Cascata, gemmo forza, cascata e via. Ok. Hunchcrow, Flotsel, Froslass. Io qua voglio Zard, perché Miss Magius ci esplode da Froslass. E io qua prendo Zard dietro e invece lascio davanti loro due perché oggettivamente fa benissimo Ampharos. Quindi faccio gelopugno e fulmine. Non guardo nemmeno, anzi guardo, poi accendo la Keylight. Questa la teniamo. Questa non la teniamo però, la doppia. Crit inutile, saremmo crepati comunque. Pessima notizia, ragazzi. Siamo stati outplayati dalla CPU. Ci ha letteralmente outplayato. Ci ha letteralmente outplayato. Ragazzi, succede anche questo. Allora, noi qui abbiamo modo di salvare il salvabile. Mi serve che Swampert dimostri di essere un essere superiore. Perché se Swampert dimostra di essere un essere superiore, allora non è finita. Però lui qui... Merda, pensavo di outspeedare, ma sono stato scemo. Qua killa. Ah!
Vabbè, pagate la bet, va. Ah. Era destino. Sto pensando... Probabilmente saremmo morti comunque. Perché dopo Froslass ci avrebbe fatto Ice Beam outspeedandoci, per cui avremmo ugualmente perso. E amen. E ci ha distrutto quel turno 1 che ci ha fatto contro, perfetto, dove ci ha killato Ampharos, Floetzel è diventato di colpo un problema. Niente. Claydol, Kanga, Ursa. Ok, questa già è più fattibile. Come non detto. Non vedi che team di merda. Però io voglio vedere chi è uomo di voi. Vediamo questa bet, chi se la sente di mettere sul sì. Dopo due volte che abbiamo perso terribilmente, voglio vedere chi ha il coraggio di mettere sì con questa roba qui. Nessuno sano di mente. Hanno riscattato niente parolacce, va bene. Fino alle 15:28 non dirò parolacce. Pena regalare 3 sub. C'è la bet in chat. Questa è la nostra gente. Allora, abbiamo detto Claydol... E non ricordo chi altri. Claydol... Me li sono già dimenticati. Mi aiutate? Qualcuno che se lo ricorda? Claydol... Ah, Ursaring... E un altro tipo normale, mi pare. Ah, Kangaskhan. Kangaskhan. Ah. Ciao, ciao, ciao. Guarda il codone. Ciao! Ciao, Pippolo! Ciao! Non masticare il cavo delle cuffie. Ok, allora, andiamo. Doppio normalone significa che io scendo in campo con Magneson, Skarmory e dietro più il pesce gatto. Ciccio, non salire sulle carte. Ciccio. Balordo bastardo. Ok, allora. Allora. Alma. Fulmine per Forbecco, per non saper né leggere né scrivere. Fulmine per Forbecco. Indovinate? Fulmine per Forbecco. Robopass, Shift 3 e Crossbat. E piglio Kanga. Indovinate. Fulmine e... per Forbecco. Trumb. Indovinate? No. Fulmine all'acciaio, avete sbagliato. Fulmine. E... contropene. A posto.
Quagsire Dugongo Absol. Quagsire Dugongo Absol. O Quagsire o Dugong e Absol. O Quagsire o Dugong e l'Absol. Andiamo a pigliare Shift 3. Andiamo a con Shift 3. Fai così. Pensavo di killare, francamente. Questo c'ha la bacca e lo sappiamo. Breccia la fa su Shift. Non ha. Ah, non fa terremoto sto coso, evidentemente, certo. E allora a questo point, fulmine su Absol e sgranocchio su Quag, che basta, lui fa fulmine ma schioppa. Buono! Poi vedete, arriva quel momento in cui... Ecco, questo è quel momento in cui... Flygon, Ursaring, Scizor. Benissimo. Flygon, Ursaring, Scizor. Che cazzo gli racconto a Flygon, Ursaring, Scizor? Niente. Fammi vedere un po' che mosse ci hanno Quagsire e Dugong, che decido chi prendere. Allora, Quagsire, Contatore, Terremoto, Brick Break, Aqua Tail. Ok. E il Dugongo? Dugongolo, Headbutt, Waterfall, Fake Out, Avalanche. E vai di Avalanche, che ti devo dire. Sì, o c'ho Ursaring, perché io qua mi concentro su Flygon, ma come minimo Ursaring mi farà un culo quadro. E vai. Fai così. No, la bacca moia, porca di una... Oggettivo. Doppia... Chi ho dietro? Kanga. Doppia Flygon. Per l'appunto. Allora, Scizor comunque è una bella gatta da pelare. Bentornato Fiori, secondo mese, grazie di cuore. Grazie mille. Ma siamo tipo a lotta 2 forse. E stiamo faticando di brutto. Cazzo, tiri testate alla porta, Ciccio, ti faccio uscire. Pippo? Vai. Vai, Ciccio. Vai a far culo. Vai. Vai. Vai a farmi il culo. Ciccio. Vai a far culo. Bravissimo. È andato. È brutta. Ok. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Buono. Non so neanch'io come, però ce l'abbiamo fatta. Golduck, Politoed, Hypno. Golduck, Politoed, Hypno. E qua Dugong non ci serve a niente. Però nemmeno Scizor. Beh, oddio. È pur sempre un Scizor, avvocato. Golduck, Politoed... Sono l'uomo pazzo io. Danza spada. Da danza spada. Il pazzo merdoso ha fatto surf perché il compare lo regge malissimo. Dobbiamo provare un pugno scarica più due. Ho già fatto stronzata. Perso.
Ragazzi, sono stato stupido a non pensare alla combo. Ho detto, faccio fake out su Politoed perché Golduck che cazzo mi fa? E ho detto, Golduck farà calmamente, invece no, ha fatto surf perché Politoed è assorbacqua e quindi noi perdiamo. Bene, sono scemo, perdonatemi. Vabbè, non era un gran team. Però ci ho creduto. No, adesso vedete che le superiamo, 7 lotte. Abbiamo appena iniziato. Togekiss, Blissey, Ababasnow. Ok, ricordiamoci di prendere un fisico in lead. Togekiss, Blissey, Ababasnow. Speciale, speciale. Inutile, inutile. Speciale, ok. Togekiss, Blissey, Ababasnow. Che merda. Che merda. Togekiss, Blissey, Ababasnow. So già cosa fare. Intanto voi fate pure la bet, io vado. Con che team di merda che partiamo anche qui. Guardate che sberla, anzi, sì, guardate che sberla gli tiro di fake out a Blissey. Lui ci avrebbe aeroattacco con cui mi trettena non poco Ariyama. Però comunque noi a Blissey gli facciamo questo danno qui, con fake out. Lui decide di andare ancora di extreme speed, meglio così. A questo punto io ho un altro sberletese free su Ariyama, tiro un geloraggio. Benissimo. E suariamo su Ababasnow. Andiamo. Teniamo questi perché in realtà siamo messi bene. Se noi si fa brucia... Ah no, Slaking però effettivamente ciondola solo quando attacca, vero? Credo di sì. Vabbè, facciamo geloraggio su Steelix. Che vi direi una bella sberla. E a proposito di sberle, sberle tese... Ah no, ciondola anche sotto fake out. Madonna come si gode! Ciondola anche sotto fake out e allora sberle tese su Ursaring. Dietro noi abbiamo Tangrowth che regge un po' di tutto dal lato fisico. Ci possiamo permettere di doppiarlo addirittura. Perfetto. E adesso si doppia Slaking che ciondola, abbiamo vinto. Bene. Bronzong, Donphan, Blissey. Questo è rognoso. No, vado così. Il problema qui è chiaramente Sbronzong. Benissimo, un problema in meno. Sberle tese di qua, così facciamo due problemi in meno. E qui cosa vuoi fare? Faccio in attesa di tirare giù, di essere sicuro di tirare giù Blissey, faccio uno scudo acido. Perché comunque Bronzong è fisico il primo set. Blissey, ecco, come non detto. Benissimo. E poi potrei confidare nel suo essere antifuoco. Con Tangrowth non lo tocco. Oddio no, c'ho fuoco al colpo, lo tocco e come. E allora via, fai così, fai terremoto e butta dentro Tangrowth. Non lo colpisco. Benissimo. Non è antifuoco. Sonnifero. È levitazione. Ovviamente. Ovviamente missiamo. Però adesso possiamo tirare i surf, vi direi. Sperando di hittare sonnifero a sto giro. Perfetto. Tranquillo. Quando vuoi hittare sonnifero... Vediamo, vuoi hittare fuoco al colpo, magari. Ah, è vero, potevo fare staffetta. Vabbè che c'ho solo frana di fisica.
Grazie, quando proprio ha un HP di vita fuoco al colpo lo hitti, benissimo. Vabbè, in qualche modo ce l'abbiamo fatta. Umbreon, Stoise, Electivire. Umbreon, Blastoise, Electivire. Io cosa cazzo gli racconto a Blastoise? Vediamo i set. Idropompa, Icy Wind, Mirror Coat, Signal Beam. Ok, quindi è speciale. Umbreon dovrebbe essere fisico, ma fa cagare. Quindi forse possiamo andare con Blissey. Umbreon, Confuse Ray, Curse, Button Pass, Rivincita. Mi piace questo coso, vai, 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 iperraggio, così poi dopo con Berletese, se Dio vuole, lo schiappiamo. Questa la teniamo senza problemi. Vai, Blisseione! Ok, ok, pensavo peggio. Questa invece fa malissimo, se non killa poco ci manca. Non killare però, anche se l'ho detto. Ok. Electivire. I cosiddetti super mortacci tua. Qui mi arriva mossa fisica di Electivire, incrocolpo su Blissey. Mi arriva incrocolpo fisica di Electivire su Blissey, per cui volendo potrei rischiare Tangrow, però mi schioppa Ryama. In questo momento io preferisco che mi schioppi Blissey. Non c'è male. Calmi, calmi, calmi che non è finita. Calmi che non è finita. Energy palle, fake out. Bomba. Va bene. Non è finita. Fermi tutti che un è finita. Resisti. È finita. No, grazie Tangrow, grazie. Finita. Con tutti sti doppio team siamo confusi. Basta che ci selfittiamo una volta. Proviamo la mossa della disperazione. Grazie di Orshzard, benvenuto primo mese, grazie di cuore. Io clicco la mossa col culo, ragazzi. Lo faccio. Non si sa mai. No!
Aspettate che vi inquadro questo momento. Ma no! Ma cosa cazzo sto premendo? Ma cosa minchia premi? Cosa minchia premi? Ah! Dov'è l'osso del culo? Vabbè, io ci rinuncio col pisello, però non ve lo posso fare vedere. No, non lo faccio. Come faccio col culo? Non funziona. Non funziona perché... Ma cos'è il tasto che premo, tra l'altro? Cioè, come faccio ad attivare le info di Umbreon? Cioè, non ha alcun senso. Sono un coglione! È il caso di dirlo, che culo! Wailord, Lucario, Kindra. Umbreon aveva bettato sì. Eh sì, ragazzi, letteralmente è andata così. Allora, calma assoluta, perché qui la si prende nel buo del di dietro. Sberle tesissime, al contrario dei bracci, soprattutto oggi che è il 25 aprile. Quanto ha? 70 di precisione incrocolpo, vero? Però io lo so già come finisce se provo l'incrocolpo. 80. Cazzo, devo dire che tenta. Però dovrebbe bastare. Se io... Però in caso mi va su Wailord poi quella. Senti, fai così, sono un pazzuomo. Era tipo 6% di Tarino, era vergognoso. È stata... Cioè, ero talmente preso ed eccitato dal momento che non ho riflettuto su quanto effettivo culo ci è voluto per vincere quella lotta. Porca sberla! E Skingdra, caro il mio Skingdra. Lo Skingdra si piglia una bella tuononda. Che culo. Preso pure il full paran, vedi che culo. Canine, Electrode, Togekiss. Canine, Electrode, Togekiss. Via l'eroe. Signori, l'eroe... Canine, Electrode, Togekiss. Minchia, un bel problema comunque questa squadra, eh? Il cuore mi dice prendi Lukaku. La ragione mi dice prendi Kindra, perché con Ice Beam, teoricamente. Prima, onde evitare di fare minchiate, ce l'ha Ice Beam Kindra? Mi pare di sì, ma vediamo.
Surf, Smokescreen, Rain Dance, Dragon Pulse. Meno male, non ce l'ha. Ok. E allora fanculo Togekiss, noi si piglia Lukaku. Il culo dice tieni Tangro, ma piglia sberle ovunque. Allora, Arcanine che non ha Intimidate è la prima buona notizia della giornata. Subito dopo viene Electrode che sta fermo un turno, secondo me. O Arcanine, chi deve stare fermo un turno? Arcanine è quello Rogodenti. Rogodenti, Extreme Speed, Will-O-Wisp e un'altra. Forse Crunch. No, no, ragazzi, non lo posso fare. Sì, Terremoto... Hai ragione tu, Fyrel. È proprio vero quello che dice Fyrel. Terremoto con Tangrow non era male qui, perché facevamo malissimo a entrambi. Io però allora faccio così. Poi sacrifico Electivire. Gli faccio fare un tuono pugno su Arcanine, che secondo me regge Terremoto. Electrode si piglia un bruciapelo che... Mannaggia, due, che sberla che gli hai tirato. Ok, quindi Electivire è burnato, non ci facciamo problemi a sacrificarlo. Boh, cioè, di Terremoto vengono giù, nel dubbio io comunque provo a tirare. Dietro abbiamo Lukaku, che outspeeda in realtà, tranne Electrode, non... ma provo a tirare in crocolpo su Electrode. Come non detto. Ma che eravamo in speed tie con Arcanine? Vabbè, comunque. Doppio contro Toghe. Sberle tese, perché qui è normale volante, vi ricordo. E cannon flash. Mortacci sua. A posto. Lotta 7. Ricordiamoci che hanno i secondi set. Gliscor, Magmortar, Dragonite. Gliscor, Magmortar, Dragonite. Gliscor, Magmortar, Dragonite. Gli faccio io a questi. E che fan cagare anche questi. Buona, persa. Dobbiamo provare ad andare così, ma... Gliscor tira pure i terremoti dopo con Dragonite. No, non possiamo andare così. Ma chi cazzo prendo? Gliscor, Magmortar, Dragonite. È veramente l'unico a prendere Toghe. A parte che Dio fermati. Forse il secondo set di Gliscor non ha terremoto. Ce l'ha. Come non detto. E in più anche i denti elementali che ci scassano un po' le balle anche a Toghe. Però d'altro canto se rimango con Lukaku... Questi due sono deboli comunque al terremoto. Lucario resiste la mossa drago di Dragonite, quindi tolgo Vire e facciamo così, così tiriamo. Terremoto turno 1, sperando di resistere alla botta di Magmortars. E qua Gliscor dobbiamo levarlo il prima possibile di turno, aero attacco dritto per dritto. Questa fa male. Fa ancora più male! Dios!
Sì, vabbè, baccanaca Magmortar, ma vaffanculo, ma chi se lo ricordava che sul secondo set ci aveva baccanaca sto coso? Flinch, prima hai preso par. Burn? Oddio, saremmo Guts, magari. Oddio mio. Oddio mio, l'abbiamo itta. Orca madosca, che danno. Cioè, ma cos'è sto danno? E ora qui scegliamo di che morte morire. Benissimo! Due full para. Due full para! Olè! Itta Drago Furia! Il circo! Come minimo, questo coso è Bacca Pass Flow, ve lo dico. Ma c'ha outspeed da Lucario! Bene. Vaffanculo. No, non me ne sto andando, tranquilli. Sto prendendo il liquido per ricaricarmi. Impossibile vincere lotta 7. Impossibile vincere lotta 7. Certo, col senno di poi, anche senza i full para, non avremmo vinto. Oddio, però, perché se gli si faceva dall'inizio doppio aero, cioè un aero attacco più due extreme speed. Forse. No, però teoricamente no. Adesso non ho testa di ripercorrere la lotta turno per turno, ma verosimilmente avremmo perso comunque. Avevamo un matchup terrificante. Ma proprio terrificante, vi dico. Froslass, Mac, Nidoqueen. Datemi un terremotatore e siamo tutti d'accordo. Oh, va bene anche lui. Uno, v'ho detto, no, tre. Houndooms, Hypno. Li mortacci tua. Oh, che fai, lo pigli. Brutto pezzo di fango. Valerio. Peccato perché aveva avuto dell'epico la streak di Tangrowth. Dovevamo tenere Tangrowth. Allora, qui Gliscor scende in campo giusto per fare presenza, perché si prende un Ice Beam grosso come una casa e schioppa. Grazie che mi hai fatto furtivombra su di lui. No, Ice Beam lo fa sui Podon. Che resiste. Perché è un grande uomo. Però non tira il terremoto, ovviamente. Io ero convinto che non sarebbe accaduto ed è accaduto. Allora, Alma. Qui a norma Froslass mi tira giù Gliscor e non c'è baccamoia che tenga. Quindi io tiro terremoto comunque. Non c'è baccamoia che tenga, poi però... oddio no, voglio sapere il set di questo Froslass. Avete pensato che io stessi per farmi bannare, eh? Ominous Wind. Ok. Sappiamo già come andrà a finire. Ci provo, ragazzi. Io ci sto provando. Non so cosa dirvi. E deve andare così, evidentemente. Io vado di qua. Io vado di qua.
Ma vaffanculo. Bettate sul no, bettate sul no, qualunque cosa accada, sono punti facili. Bettate sul no. Bettate sul no. A maggior ragione. Ma che cazzo mi tocca vedere? Cioè, due Pokémon con Surf, nessuno con Assorbacqua. Vabbè, Lantern non ce l'avrebbe. Però lui ce la dovrebbe avere. Benissimo. No, raga, fidatevi. Non bettate sul sì adesso. Se avete testa, non bettate sul sì adesso. Non fatelo. Cosa cazzo devo fare? È una tragedia. È una tragedia. Ma ci possiamo lavorare. Letteralmente l'unica cosa fattibile. E ora ci giochiamo l'1v1. Allora, Frana potrebbe missare ed è 140, considerato la super efficacia. 70, oddio, è 75 Frana, giusto? Allora è 150. Sì. Mentre ritorno è 150 pure, però non missa. Frana ci avrebbe il flinch dalla sua. Io tiro ritorno. Porco Zeus.
Gliscor Brelum Weezing. Il problemone è che non possiamo prendere nessuno di questi perché Brelum ci annichilisce tutti questi, ma ci annichilisce anche Dugtrio, con cui non abbiamo una cazzo di risposta a Brelum. Brelum qui ci distrugge. Non abbiamo un fake outer, ovviamente. Ragazzi, io provo questa mossa della disperazione. Non ho geloscheggia qua, che è un grosso problema. Io doppio Brelum. Faccio geloscheggia più Ice Beam. E apro a ciccio. Vieni, ciccio. Vabbè, quando vuole entrare, entra. Ok. Meno male che abbiamo doppiato. Stramontante, come predetto, questa killa. No chance che la reggiamo. E infatti. Beh, diciamo che se non altro a Bomas non è servito a fare da esca. E voi direte, cazzo, bell'affare. E invece sì, bell'affare. Allora. Siamo lenti con Grumble, 95, siamo lentissimi, non siamo lenti. E qua abbiamo 125. Quindi un attacco Brelum lo fa comunque. Ma... io a questo punto faccio ritorno. Perché c'è il danno della grandine. Che non basta a killare. Lui questa frana l'avrebbe fatta a prescindere perché Grumble è lento. Quindi anche con frana sì, avremmo preso la kill su Brelum, ma poco sarebbe cambiato. Qui ci arriva Onda Shock. No, vabbè. Che cazzo però, voglio... cioè, era giusto Weezing adesso. La differenza è che questo Weezing adesso era giù. E invece no, adesso non è giù. Questa è la differenza, che questo Weezing era giù. Lui c'ha la bacca moia, quindi non viene giù da geloscheggia. Perfetto. Non avremmo vinto lo stesso. Perché con Grumble non saremmo riusciti a battere Gliscor comunque. Perché terremoto con levitante. Ci è andata. Ragazzi, non so cosa dirvi. Ci sta andando veramente di merda. Veramente di merda. Lopunny, Arcanine, Swampert. Perdiamo all'8 a 1. Cioè, poi... per carità di Dio, sicuramente... io ci metterò del mio. Avrei potuto fare delle giocate più azzeccate, non c'è dubbio. Però... spesse volte non penso nemmeno che abbiamo giocato male oggi. Però quando ti dice male all'azienda pesa tantissimo. Allora... Canine Swampert è sempre un bel problema. Ciccio Dio... porco cazzo, stavo bestemmiando. A parte che c'è puzza di merda, hai cagato? No, tu non puzzi. Bello. Allora, Kingdra c'ha Surf, quindi non so se... no, non puzzo io, ragazzi, ve lo posso garantire. Indifferenza, Intimidate, Cecchino.
Voi direte, sei pazzo? Sì. Lo sapevo. Arcanine Intimidate. Noi con Brelum baitiamo la mossa fuoco e schiantiamo dentro Walrein grasso spesso a prenderci una mossa non molto efficace da un Arcanine a meno uno. Così ci resettiamo anche il nostro bel debuff in attacco, il nostro drop in attacco. Con l'Axray siamo a meno 1, siamo a meno 1, è sì vero. Tuttavia io voglio comunque tirare fulmini denti su Arcanine finché siamo in campo. Ottimo. Ottimo, vi dico. Doppio Lopanni perché Brelum si occupa da solo di Swampert. Non c'è bisogno. Vedete che noi staremo anche giocando abbastanza bene. Porygon Z, Meganium, Leafeon. Allora, mi sarebbe piaciuto tantissimo prendere Arcanine, cioè prendere Swampert, però mi sa proprio che a sto giro andiamo con Arcanine. Che dico. Meganium, Leafeon, PZ. Meganium, Leafeon, PZ significa che facciamo una bella core erba, acqua, fuoco, scambiamo Intimidate per Intimidate e facciamo sesso perfino. Allora, PZ, vien giù da Stramontante? Sì, ma il rischio è veniamo giù prima noi di venire giù da Stramontante, cioè di farlo andare giù da Stramontante. E allora, muovi. Tu sorella. Quella molto bella. Onestamente mi aspettavo tripletta su Brelum, però la CPU non ragiona come me, quindi ha perfettamente senso, non andrò a mentirvi. Problema numero 2. Leafeon è un grande wall fisico. Oddio sì! Oddio sì, non ci avrei messo un euro. Non ci avrei messo un euro su Leafeon giù. Va bene, possiamo giocarci l'uno contro uno, se non missiamo. Ripeto. Possiamo giocarci l'uno contro uno, se non missiamo. Bronzong, Rhydon, Mach. Bronzong, Rhydon, Mach. Bronzong, Rhydon, Mach. Sì. Fin di foglia, dritto per dritto. Rogodenti. Fa che... Allora, io li becco sempre al contrario. Quando ho le mosse fuoco, sono sempre antifuoco. Quando ho terremoto sono sempre levitazione. Quindi ora è meglio per te che tu sia un fottuto Bronzong con levitazione. Godo. Allora. Dietro a ciò, Walrein. Ok. Era salto su Mach che inizia a fare le sue magie tipo doppio timmanti. Ciao, Bronzong. Fuoco fatto. Non fuoco fatto. E teoricamente, comunque, adesso. Godo. Ah.
Skarmory Medicham Flotsel. Facevano cagare i Pokémon del nostro avversario, quindi necessariamente andiamo avanti così. Rogodenti, lui c'ha la bacca cao. Bene, di bacca di Medicham, triggerata perché non l'abbiamo killato per una stronzata, e ora ci muoiono entrambi. Godo. Tu non outspeedi mai nella vita, ma noi siamo fiduciosi del fatto che Flotsel andrà su Arcanine. Non lo ha fatto, ma godo. Gliscor, Scizor, Feralligator. Ma basta con sti cazzo di Mega Team! Basta! Basta con questi cazzo di Mega Team! Ma che cazzo di team è? Leafeon mi servirebbe dietro. Scorsisor Feralligator. Trastiamo il Tricheco. Allora, sono ambedue a meno uno. Lui mi serve per Feralligator. Dentro Trichecoide e tu fai un Rogodenti. Scizor è Baccacao, quindi non lo tiriamo giù. Non è Baccacao, quindi lo tiriamo giù. Buonissimo così. Poco fatto. Prima o poi doveva entrare, che cazzo. Abbiamo missato Gelodenti, non può che renderci contenti, giusto per fare una rima in tema. Benissimo, e ora, Leafeon a completare l'opera. Benissimo, ciao Ciccio. No, Pippo. Non sul cavetto, bravo. Rapida, Schweilplum, Empoleon. Rapida, Schweilplum, Empoleon. Amici, a malincuore, la soluzione è una sola. Sì, no, ma dei team fortissimi. E soprattutto mai con le cose giuste nelle nostre mani. Qui la soluzione si chiama solo Gliscor, perché ora facciamo doppia. Esatto, muore Leafeon e noi qua prendiamo la doppia però. Ok, e quindi rimane Gliscor e Walrein contro un Empoleon. Io gli fo idrondata, terremoto, dritto per dritto, perché sennò lui mi uccide. Infatti. Ho missato? Poco importa. Lotta 7. Shuckle, Gyarados, Licky Licky. Che cazzo vuoi che sia in fondo Gyarados contro Gliscor adesso? Con Intimidate. Cosa vuoi che sia un Intimidate contro una squadra fisica? Soprattutto senza nessun Pokémon dotato di mosse elettro nel team precedente. Vuoi che ci siano problemi ad affrontare questo Gyarados? Vi andiamo a vedere che set è. Almeno sappiamo che è il secondo set, essendo lotta 7. Vediamo. Gyarados. Cascata, Dragodanza, Gelodenti, Metal Testata, Lamberry. Ho capito. Il Gyarados più forte di sempre dell'azienda lotta, che noi non abbiamo mai avuto tra l'altro, ci viene messo contro a lotta 7. Abbiamo perso. Abbiamo perso, ragazzi.
Cosa gli faccio con Vileplume però? Certo, con Gliscor ancor meno. Forse Empoleon, semmai. Ecco Empoleon. Allora, a parte che qui siamo intimiditi, vediamo sto Empoleon fisico, ovviamente. Non avevo dubbi. Non abbiamo alcuna mossa che può toccare Gyarados. E allora tiriamo via Leafeon per preservarlo, mandiamo Walrein. E qua facciamo un Ferroartigli sperando di andare a più zero in attacco, visto che ci siamo presi anche Intimidate. Gelodenti ci fa una sega, lui non si busta e fa bullo su Gyarados, bacca prugna. Benissimo. 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 Quindi Gyarados è a più 2. Benissimo. Bene. Noi possiamo provare a uscire da questa situazione in un solo modo. In un modo ridicolo. Rispondiamo al fuoco col fuoco. Ok ragazzi, lo outspeediamo, dobbiamo non essere confusi. Fermi. Via tutto su Gyarados. Questa è una play che entrerà negli annali dell'azienda Lotta. Questa è una giocata che entrerà negli annali dell'azienda Lotta. Vogliamo provare a staffettare su Empoleon. Effettivamente snapperemmo fuori dalla confusione. Vogliamo provarci. E proviamoci. Doveva succedere prima o poi. Meglio non esserci colpiti da soli prima, sentite a me. Meglio così, sentite a me. Meglio così. E un po' è una breccia. Con l'ultimo fiato rimastogli in corpo, Walrein. Un saluto ai pazzi uomini che hanno deciso di mettere i loro punti sul sì. La giocata bullo nella slot del nostro compagno vi ha regalato questa vittoria. Che cazzo di fatica, questa è una delle streak più complicate che abbia mai fatto, ragazzi. Non ho mai visto una streak fin da lotta 1 a lotta 7 così difficile. Quindi ora il karma ci ricompenserà con dei Pokémon ottimi, vero? Sì, con dei Pokémon ottimi contro. Hunchcrow Infernape, mi infilo un dito nel culo e godo. Cosa ne dite? Vi sembra un buon game plan? Electivire, Slaking, Aggron, Raichu, Skantank, Vaporeon. Vado già a mettermi il ditone, eh? Che dite? Attenzione.
Mi chiamavano il folle. Mi chiamavano il folle, che missava le idropompe. Questa non ci killa, anche se ci fa un gran male. Bestia, che male. Sì, 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 sì! La Betz, ragazzi. Anche se non è molto efficace. Entriamo con Zorkin. Ice Punch. Tante care cose. Pam! Va bene, intanto che qualcuno fa la bet, eccola lì, l'ha fatta Marvez adesso, io vi dico il set di Infernape che dobbiamo valutare se prenderlo. Cioè, valutare poi, dobbiamo capire quanto prenderlo in una scala da 1 a 10. Ok, è il primo set. Quindi Fake Out si prende assolutissimamente. E lo prenderei con Vaporeon. Vediamo. Per l'appunto, Weavile Vespiquen, questo è Free Real Estate per Inferni. Mille sul si vede di vincere, ci proviamo. Non cercherò di non giocare male e ci proviamo. Allora. Weavile a me puzza di possibile Focus Sash. Chi ho dietro? Lucky. Weavile a me mi puzza di Focus Sash, quindi lo doppio. Ok, no. E allora va benissimo Ice Beam su Vespiquen. Comando cura. Blastoise. Non proprio la miglior notizia che potessero darci. Tuttavia, ci giochiamo un bel 2 contro 1. Che onestamente ci fotto con un 2 contro 1. Fai Hydro Pump più Tuono Pugno da 431 d'attacco. Voglio ben sperare che faccia un gran male. Ha fatto un gran male oggettivamente. Wolverine Machamp. Si va così. Wolverine Machamp si va di idropompola. Sì, per forza, perché sennò poi con Slaking è un casino. Non si fa bruciapelo di nuovo, si va dritto per dritto. E speriamo di fare... Merda la Chopol! Ficcatela nel culo la Chopol! Ecco qua! Ole! Oh! Ole! Ole! Missata idropompa! Ole! Oddio mio! Vabbè, ma qua schioppo. Ovviamente Jolteon, l'immortacci tua! Persa. Qua ci ondoliamo. Da chi volete morire? Boh, io frizzo. A posto, grazie e arrivederci. Buona giornata a tutti. Sono rotto i coglioni.
Mi sono rotto i coglioni. Notizia del giorno, I broke my coglions. Purtroppo I broke the coglions, ragazzi. Quando the coglions broke, è finita. Vabbè. Vi mando da creepy, ragazzi. Vi mando da creepy, sallustiatemelo e nulla. Ci vediamo domani, verosimilmente. Io adesso mi gratto e poi vado a giocare a basket. Facciamo così. Va bene? Mi sembra un buon piano. Ciao ragazzi, grazie a tutti. Buona giornata.